Gentilissimo dottor Antonucci, la ringrazio molto per la sua disponibilità a fare questa intervista. La prima domanda che le faccio è: dopo 2 mesi di osservazione diretta sul Covid-19, cosa avete scoperto di nuovo come medicina interna sui meccanismi di azione di questa infezione? Beh, vi ringrazio per l'invito. Certamente abbiamo scoperto la malattia che non conoscevamo prima. Le informazioni ci sono derivate dalla semplice osservazione clinica e dai numerosi quadri di presentazione della malattia, dagli esami di laboratorio che ci hanno presentato non solo una malattia di tipo respiratorio, ma una malattia iperinfiammatoria diffusa con attivazione degli indici di flow, così come la ferritina, la PCR, e quindi hanno suggerito dei meccanismi di tipo iperinfiammatorio. E interessantissima è stata anche l'osservazione degli esami radiologici TAC, che ci hanno permesso di osservare a livello polmonare la presenza di differenti fasi, una prima fase di tipo appunto iperinfiammatorio, quasi vasculitico con alveoliti, che poi tendevano ad evolvere verso forme più di interstiziopatia e quindi in forme purtroppo anche fibrotiche che probabilmente lasceranno qualche esito in alcuni di questi pazienti. Ecco, alla luce di queste conoscenze, quindi cosa possiamo aspettarci anche riguardo alle sperimentazioni sui farmaci che sono in corso? Beh, attualmente purtroppo non abbiamo nessuna evidenza scientifica sul funzionamento delle terapie. Abbiamo visto funzionare molto bene alcune cose, per esempio la necessità di supplire al fabbisogno di ossigeno è stata una cosa fondamentale, con una ventilazione non invasiva, con il casco, la CPAP con il casco, utilizzando delle PEP di 10, abbiamo dato tempo a questi pazienti per poter superare il periodo di insufficienza respiratoria, evitare in gran parte la rianimazione e quindi dei percorsi sicuramente più gravi. Molta fiducia si dà alle nuove terapie antinfiammatorie. Io qualche fiducia ce l'ho sicuramente per quanto riguarda lo steroide, il metilprednisolone a dosi di 1 mg/kg. Abbiamo visto che ha dato qualche risultati buoni, soddisfacenti. Abbiamo testato anche il tocilizumab nello studio AIFA nazionale e anche l'anakinra, che è un anti-interleuchina 1 in collaborazione con i Gasrini. Questi risultati però non li abbiamo ancora, chiaramente. Sarebbe molto interessante che questi farmaci sicuramente funzionassero. E naturalmente grande importanza la terapia di supporto, all'eparina, che abbiamo usato in dosi intermedie, certe volte anche più alti, all'idratazione. Qualche speranza forse anche alle nuove terapie antivirali, il remdesivir forse ci potrebbe essere utile, ma anche lì gli studi non sono ancora conclusi. Invece, se dovesse dare un suggerimento a un collega internista o infermiere per affrontare questa emergenza ancora in corso, cosa si sentirebbe di dire? Beh, certamente è fondamentale per un internista lavorare in un ambiente sicuro. Per un internista, ma soprattutto per gli infermieri che sono molto a contatto con questi pazienti. Lavorare in un ambiente sicuro significa avere i dispositivi di protezione individuale ed averli subiti, perché noi ci siamo ammalati nei primi 15 giorni in cui non conoscevamo la malattia e non avevamo nessun tipo di, come dire, di protezione. In seguito, con le protezioni giuste, nessuno di noi si è ammalato, neanche nelle aree critiche di medicina. Per cui sicuramente l'importanza di avere dispositivi è fondamentale. E poi per fronteggiare questa malattia è importante sicuramente avere delle conoscenze in qualche maniera di ventilazione non invasiva, collaborare con gli anestesisti e avere dei protocolli per quanto riguarda le terapie, protocolli che devono essere aggiornati in continuazione. Secondo lei, quali delle innovazioni operative e gestionali adottate in questa fase potrebbero diventare preziose anche dopo l'emergenza? Beh, fondamentale è stata la possibilità di collaborare con gli specialisti, con gli infettivologi, con gli animatori ed apprendere da questi, perché la forza dell'internista probabilmente è la capacità, la rapida capacità di apprendimento che abbiamo dagli specialisti, in modo che alla fine
apprendendo dall'infettivologo, dall'animatore, abbiamo formato quelle figure che in una seconda ondata, speriamo che non ci sia chiaramente, probabilmente avranno le capacità di affrontare in maniera adeguata una seconda ondata. Quello che abbiamo visto è stata la trasformazione degli ospedali. Siamo passati piano piano ad una logica di tipo sanatoriale, per cui piano piano si sono formati reparti, poi monoblocchi, perfino ospedali Covid, e adesso stiamo piano piano tornando indietro. Questa fase è altrettanto difficile, altrettanto delicata ed è sicuramente una grandissima, sfida ed è ancora tutta da vivere. La ringrazio, dottor Antonucci, per la sua disponibilità a fare questa intervista. È stato molto interessante ascoltare anche questi aspetti. Le auguro quindi un buon lavoro, una buona continuazione e a sentirci presto. Grazie a Grazie. voi, a presto.